Andrea Benelli. Ancora su Rai 3? Siamo ancora su Rai 3, pedana numero 4. Bene il primo singolo. Siamo al secondo singolo. Colpito anche questo, non sbaglia Andrea Benelli, sempre molto sicuro, concentrato. È la gara della vita per lui e per Ennio Falco. Siamo al doppietto. Benissimo. Anzi, purtroppo, no. Purtroppo. Niente. Vai, commette un errore. E adesso passiamo su. No. Un errore purtroppo per Andrea Benelli, che scala di una posizione. E adesso tocca a Ennio Falco. Continua a commentare qua. Primo singolo colpito dal pull. Subito il secondo. E adesso il doppietto. Bene, Ennio Falco continua. Colpiti entrambi. Falco 130. Troppo, aveva mancato un piattello. Adesso bene Zepkowski, siamo al doppietto. Bene anche il doppietto, dunque Zepkowski 141, passa in testa Rasmussen 140, Tiopli, Timofejev 139, tocca ad Andrea Benelli, deve riscattare, deve riprendere la marcia sicura di prima, bene il singolo dal pull. Adesso l'altro singolo dalla torretta di destra, il mark. Benissimo, siamo al doppietto. Dobbiamo dire che Andrea Benelli ha sbagliato il piattello più difficile della serie, un 4 mark in doppio. Diciamo che non c'è niente da recriminare, anche se era meglio che non ci fosse stato questo errore. Eccolo il primo piano del 36enne tiratore toscano. Bene. Assegno il doppietto, 140, Benelli raggiunge Rasmussen, è terzo in questo momento assieme al danese. Alle spalle di Zepkowski, adesso tocca a Ennio Falco. Bene il primo singolo, bene anche il secondo dal mark. Adesso siamo al doppietto, non manca più molto. Tre pedani ancora, sette piattelli. Benissimo. Anche Ennio, il doppietto è andato, 143, due piattelli di vantaggio su Zepkowski, tre di vantaggio su Benelli e Rasmus. Qui siamo ad un singolo solo e a un doppietto, quindi tre piattelli da colpire su questa pedana. Un errore, perde colpi, è proprio il caso di dirlo. Boris Timofejev, undicesimo a Barcellona 92, ottavo ai mondiali 93, sempre a Barcellona. E intanto è il turno di Tiopli. Bene il primo singolo. E adesso il doppietto. Assegno altri due piattelli per il russo. 142 contro 141 di Timofejev. Adesso Rasmussen, che dopo 5 pedane era terzo a pari punti, a pari piattelli colpiti con Andrea Benelli. Il singolo dalla torretta di destra colpito. Adesso il doppietto. Pochi minuti ancora e saremo all'epilogo di questa gara dello skit di Atlanta 96. Bene anche il doppietto, non sbaglia Rasmussen. Rasmussen, Falco e Zepkowski finora i tre tiratori senza errori in questa serie finale. Tocca proprio a Miroslav Zepkowski. Bene il singolo. Bene anche il doppietto. E questo obbliga i due azzurri alla massima concentrazione. Eccoci su Andrea Benelli. Bene il singolo. E adesso il doppietto. Benissimo, altri due piattelli anche per lui. 143, stesso bottino di Rasmussen, un punto in meno rispetto a Zepkowski. Adesso Ennio Falco. Bene il singolo, 144, è già a pari di Zepkowski. Adesso ha a disposizione il doppietto
dalla pedana 6. Aia, ecco, mette un errore. Un errore sul 6 mark. Peccato, se non altro per il record del mondo, ma comunque questo, abbiamo un altro traguardo in questa competizione. Sì. Due pedane alla conclusione e Ennio Falco conserva un punto di vantaggio su Zepkowski. Intanto non sbaglia Timofejevs, pedana numero 7. Un solo doppietto, dunque sarà un'esecuzione velocissima questa. È già il turno di Tiopli. Colpiti entrambi i piattelli. 144 Tiopli, 143 Timofejevs, quando manca per loro due una sola pedana alla conclusione della gara, salvo shoot-off, salvo spareggi. Rasmussen a segno due volte, 145. Zepkowski, si procede a ritmo incessante, sono le cartucce delle medaglie. Non sbaglia Zepkowski, 146. Tocca ai due azzurri, Andrea Benelli. La chiamata. A segno Benelli. Bene così, 145. E adesso Ennio Falco. Può essere un momento quasi decisivo. A segno, due piattelli colpiti, resta al comando, 147, un piattello di vantaggio su Zepkowski, due su Benelli e Rasmussen, più indietro Tiopli e Timofejevs, eccola la classifica. Otto pedane, pedana numero 8, Timofejevs, due singoli, colpito il primo. Adesso si volta verso il mark, verso la torretta più bassa, per il suo ultimo piattello. C'è un no bird, sganciato inavvertitamente un piattello. Assegno anche il secondo. Dunque, Boris Timofejevs conclude con 145 su 150. Difficilmente salirà sul podio, dovrebbero accadere catastrofi. Intanto è già il turno di Tiopli. Assegno il primo. Appaia Timofejevs. Ultimo piattello anche per lui, 8 mark. A segno, 146. Dunque Timofejevs già fuori da qualsiasi gioco di medaglie. Tiopli può sperare, ma deve sperare negli errori degli altri. Attenzione a Rasmussen, divideva il terzo posto con Andrea Benelli. Rasmussen serie piena per ora, 23 su 23 in finale. A segno il primo. È una vecchia volpe che si fa rivedere dopo anni di alti e bassi. Assegno anche il secondo. Dunque Andrea Benelli deve a tutti i costi centrare entrambi i piattelli per andare al barrage per il bronzo, o magari per qualcosa di più, vedremo. Attenzione, Zepkowski è in lotta per l'oro con Ennio Falco. Falco però ha un piattello di vantaggio prima di questa ottava e ultima pedana. Il singolo di sinistra. Assegno. In teoria non è molto difficile la pedana 8, possiamo dirlo. Qui diciamo che gioca solamente la tensione, esatto. Perché come bersaglio poi effettivamente è abbastanza, soprattutto per gli addetti ai lavori, è abbastanza facile. 25esimo e ultimo piattello per Zepkowski. E c'è un no bird anche qui. Direttore di tiro alza il braccio, non inquadrato. Qualche istante di attesa e sale, intanto la tensione ovviamente. Queste sono sempre situazioni non gradevoli per un atleta in pedana, ovviamente. Interrompono quel momento di concentrazione. La chiamata è ancora no bird, sbriciolato il piattello al momento dell'uscita, voi non l'avete visto, è ancora attesa e tensione che sale, vedete, fucile sulla spalla, secondi che se ne vanno e non inquadrati ci sono Benelli e Falco, anche loro molto tesi, concentrati, camminano, non sanno dove rivolgere lo sguardo, ci sono molti italiani in tribuna. E qui c'è qualche problema probabilmente al mark, all'ultimo piattello per Miroslav Zepkowski, polacco, 37 anni di Wroclaw. La chiamata, l'uscita, piattello colpito, gli applausi per lui. E qui abbiamo una medaglia sicura.
Sì, sicura, questo è vero, perché per male che vada c'è un bronzo, però questo sarebbe veramente la... Beh, per male che vada sì. Può essere un argento per lui. No, certo, tu dici Zepkovski, io pensavo per gli italiani. No, parlo di Zepkovski. Sì, certo, certamente. Andrea Benelli. Questi sono i quattro piattelli, due di Benelli e due di Falco, più importanti di tutta la gara. Primo singolo. Colpito, bravo Andrea. Andrea ci fa morire nell'esecuzione di questi. Sì, perché attende fino all'ultimo. È anche spettacolare, direi. Chiamata, no, un altro no bird, un'altra interruzione, non ci voleva. E qui non capisco perché il direttore di tiro abbia chiamato il no bird, perché effettivamente si era svolto tutto regolarmente. Ma... A segno, Andrea. Benissimo, Andrea Benelli va quantomeno al barrage per il bronzo, però attenzione perché adesso ci giochiamo la medaglia d'oro. Ennio Falco, con un piattello colpito va al barrage con Zepkovski, due piattelli, medaglia d'oro. Assegno abbiamo il primo. Una medaglia sicura. Assegno adesso il primo. Vediamo. Deve fare anche questo ed è medaglia d'oro. La concentrazione, gli ultimi istanti, la chiamata. Colpito! Ennio Falco, medaglia d'oro nello skit 1996. L'abbraccio. È la prima medaglia dello skit. Esattamente. La prima medaglia d'oro dello skit di tutti. Ne aveva tre lo skit, un argento e due bronzi, fra cui il tuo. Adesso arriva l'oro. Fantastico. Ennio Falco, una gara maiuscola, un solo errore nella serie finale, dopo che aveva chiuso le prime cinque serie con 125 su 125, gli abbracci, Mattarelli, Andrea Benelli, che però deve concentrarsi per il barrage del bronzo. È oro, è ancora oro per l'Italia ad Atlanta 96, per merito di questo 28enne tiratore di CAF. Procede con doppietti, ad ogni pedana due piattelli, uno dalla torretta di destra, di sinistra, l'altro dalla torretta di destra. È un errore di Rasmussen, un errore. Ha mancato il piattello. Ha mancato il piattello del pool della torretta di sinistra. E adesso Andrea Benelli deve far centro due volte ed è bronzo. Bene il primo, bene anche il secondo. Andrea Benelli, medaglia di bronzo. Due italiani sul podio nella gara di skit di Atlanta. Abbiamo fatto la doppietta. Un grande trionfo, ecco l'esultanza di Andrea Benelli e di Ennio Falco. Bellissima questa immagine. I due azzurri sul podio. E intanto il presidente, vediamo se riesce a portarci due medagliati, anche se mi pare che avremo...